Ragazze, come state? Spero bene. Allora, nuovo video vlog. Ah, raga, griccio. Dunque, oggi sono stata alla Maddalena e ho comprato una sola cosa, un paio di scarpe che vi farò vedere dopo. Queste scarpe sono bellissime, le adoro, già mi sono piaciute a prima vista. Non mi ricordo adesso se la scelti mia mamma o io, comunque mi piace da matti e niente, e le ho comprate perché erano troppo belle. Tra le mie misure ovviamente ho un 35, barra 36, dipende dalla scarpa e niente, aspetta un attimo. Allora, eccomi qua, dunque, le scarpe che ho preso, Maddalena, sono queste. Non so la marca, ma non importa. Si dice che siano di vera pelle, ma vabbè, dettagli. Queste sono le mie scarpe prese a Maddalena. Non ricordo cosa l'ho pagato, perché appunto è un regalo di mia nonna, però vabbè. E queste sono le scarpe che ho preso, che adoro da morire, sono bellissime e mi piacciono un botto. Troppo belle, sono anche molto comode. Già. E hanno questo tacchettino, così, vedete? Bellissime, vero? Piacciono, spero di sì. Fatemi sapere sotto i commenti. E niente, allora, queste sono le scarpe che ho preso, quelle lì, anzi. Il trucco oggi non è nulla di che, è perché mi sono truccata in velocità, ho fatto solo le sopracciglia, non mi sono truccata gli occhi, almeno che non ho fatto, anzi, ho fatto solamente una riga d'eyeliner che già si vede. Cioè, poco poco, nulla di che, e poi una penna di mascara, correttore e bronzer, altro niente. E poi ho fatto le sopracciglia, ho ridefinito. Il resto lo vedete già che sopracciglia ho fatto. Il trucco è questo, i capelli non li guardate perché tanto appena posso li lavo e nulla. Sono le 2:23. E adesso sto registrando sto video per poi mandarlo online su YouTube. Nulla, ragazzi, volevo passare a Douglas, ma non avevo più soldi, quindi mi sono trattenuta per forza di cose, perché dovevo comprare con le belle scarpe che ho qua vicino a me, che vi ho appena fatto vedere. E il prossimo acquisto sarà in profumeria, non da Douglas, ma sapone di profumi, per chi non ha sapone di profumi, in continente a voi, in Lombardia. Avete Ottivota o vabbè, la saponeria, come volete chiamare voi. Noi abbiamo qua in Sardegna saponi profumi Douglas oppure Sephora, mi sembra sì, Sephora. Sephora ce l'abbiamo anche noi, ma so che ce l'avete anche voi per forza, per tutte cose. O se no online c'è anche tanti altri siti, oltre c'è Pinalli, Douglas, a parte quello, Notino, tutti quei siti lì, o altri che non mi ricordo, ma non importa, vabbè. Il resto, ci sono tanti siti dove poter acquistare i prodotti, però io preferisco acquistarli fisicamente perché mi conviene di più e anche perché almeno non devo stare ad aspettare troppi giorni in corriere, quindi va bene lo stesso. E niente, questo è quanto. Per quanto riguarda la passeggiata a Maddalena, ragazze, non ho fatto nulla di che, a parte andare a fare una bella passeggiata. Non ho fatto videoblog perché, ragazze, mi veniva male, poi avevo delle scarpe un po', non dico scomode, però non sono abituata, poi ogni tanto mi dimentico quasi quasi di alzare i piedi e ho menti casco, quindi no, lasciamo perdere che è meglio. E quindi mi sono detta, ma perché cavolo mi devo anche fare il videoblog? E non l'ho fatto, vabbè, lo sto facendo qua con voi, una piccola chiacchierata di qualche minuto. Il prossimo video sarà sulla skincare, perché ho intenzione, come ho fatto nello shorts, di farvi una review, una recensione, tra virgolette, chiamiamola col suo nome, recensione. Su Goofy è vero che ve ne ho parlato, ma su Instagram non so se hanno capito che mi è piaciuto il prodotto.
se l'avete capito, ma ho i miei dubbi. Casomai, aspettate un attimo che sto guardando. No, non so se l'avete capito, non ne ho idea, ma ce l'ho sulla mia, sul mio telefono, che ho fatto una skincare, ovvero, aspettate un attimo. Scusate, praticamente stavo registrando con dietro lo specchio, so che a voi lo specchio non piace, sì, c'era un altro lì, ma non lo posso togliere, quindi potrei registrare da un'altra parte, camera mia, ma non ho idea di dove registrare, potrei registrare anche vicino alla finestra, però si vedrebbe brutto e male anche, quindi ho deciso che voglio registrare su questa scrivania. Questo computer barra vanity. E nulla ragazze, questa era per farvi un video breve, che poi tanto breve non è, perché mi piace e stra piace chiacchierare con voi. E quindi non lo so ragazze, voi cosa, come trascorrete voi le giornate, a parte appena andate al mare, scommetto che appena andate anche al mare, io sto andando a farmi le passeggiate via mare, ma solo nei pontili di Palavecchio, altrove non vado perché al mare ancora non me la sento. Aspetto un po', aspetto tra, allora siamo a giugno, vero? Sì, siamo a giugno, aspetto luglio, agosto e poi finisce l'estate come sempre, quindi vabbè, quel poco di mare che posso godere me lo godo tra luglio e agosto. E poi va bene così. Già. È così che deve andare. E basta. Già. Quindi, tutto sommato, oggi ho fatto una bella passeggiatina al mare. Ah, sì, ciao, al mare, vabbè. Sì, lo so. Mi ho fatto una bella passeggiatina per la Maddalena. Dopo di la Maddalena, ovviamente, abbiamo costeggiato lungo, come si chiama quella, vi dicevo, ho costeggiato lungo il mare dove c'è il traghetto, da lì abbiamo fatto per attraversare dove c'è un hotel lì a Maddalena, e da lì siamo andati dritto all'ospedale Paolo Merlo, si chiama, sì, una cosa del genere, per andare a fare delle cose, delle commissioni, una visita dopo una visita, nulla di che. È andato ovviamente tutto ok, top. Non vi dico cos'è la visita perché tanto non credo che preghi nulla a nessuno. Scusate se guardo la, ma sto guardando io al telefono, che ne sono? Sono le 2:29, quasi le 2:30. E nulla. Sì, sono le 2:30 adesso. Appena mi scoccio, questi capelli andranno dritti a lavare, perché veramente non ne posso più. Ah, ho dimenticato l'olio per i capelli, appena posso, anzi mi porto anche una bella listarella di ciò che devo acquistare da sapone in profumi. Non è molto, è pochina la lista. Beh, meglio pochi ma buoni, che hanno massima resa, quindi va benissimo così. Io, allora, ho dei campioncini della Perlier che devo assolutamente aprire e poi vediamo se mi sono piaciuti. Anzi, uno l'ho già, vi confermo già che uno l'ho già aperto dalla Perlier ed è un olio per capelli e corpo e viso, ma io lo uso solamente per i capelli perché la chioma mia, non so se la vedete, vabbè, adesso ho tutti i capelli chiusi, sigillati dall'elastico, ma quando i capelli tutti belli aperti e sciolti, slegati, voglio dire, mi piace averli tutti belli sciolti, altrimenti un mal di testa da cane mi viene. Come in questo momento ho l'elastico, che tanto prima o poi dovrò andare a togliere per lavarli, perché così non ce la faccio più a tenerli così. Sono veramente una cosa allucinante, ma vabbè. Bene ragazze, per adesso è tutto. Ci vediamo dopo. Aspettate un secondo. Allora, vedete? Allora, dunque, questo è il mio outfit, più o meno si può dire così, da casa. Ciao.
quelle lì sono le mie scarpe che ho preso a Maddalena, vedete che belle che sono? Sono bellissime, le adoro. Troppo belle. Niente ragazze, questo è il mio outfit per stare in casa, nulla di che. Per chi mi chiedesse degli haters, che ero un po' le polse da prima, non ho nessuna pancia, non sono incinta di niente. Ho solo dei micro polpi, perché non peste veramente le palle, su YouTube. Ho dei micro polpi nella pancia, ogni volta che mangio eccetera mi si gonfiano e quindi ecco che sto male, perché ho questo dolore allo stomaco che prima o poi se riesco me li libererò, ma non vi prometto niente. Poi che ve ne frega voi della mia pancia, ma lasciate stare, non me ne frega un cavolo se voi avete da ridire, non mi interessa, punto. E poi vivete la vostra vita che vi fa bene. Guardate la realtà, non guardate queste cavolate che vi faccio vedere io. Poi se non vi piace il mio canale, lasciate perdere, cari haters del cavolo. Ciao. Vi voglio bene, ciao. Niente, come qui dunque. Comunque. Ho appena mangiato poco fa, scusate se intanto mi distraggo, però non so mai cosa fare per non distrarmi. Allora, mi guardo in faccia che è meglio. Allora, ho mangiato oggi dell'insalata buona buona, per chi vuole saperlo. Non ho fatto la foto perché era, che palle fare sempre queste foto. Non perché mi scoccio, ma perché sinceramente non mi va e non le ho fatte le foto. E quindi praticamente ho mangiato l'insalata, che buona, e poi niente, infine ho preso un bel caffè e dopo qualche mezz'oretta, sì, dopo il pranzo, sarebbe come registrare il video, mi ho preso anche delle gocce per stare più calma, ovviamente. Me non so questo sopracciglio del cavolo. Come cavolo, appunto, è arrivata la rima, mi sono baciata, che capelli da matta, sembro scappata di casa, proprio. Sembro una scappata di casa, mamma mia, che capellacce. Questo è il mio distintivo di YouTube, per come faccio i video io. Che cacca, mamma mia. Lo so, sono una criticona di me stessa, lo potete dire forte, però veramente ho dei capelli proprio non dico trasandati, però mi potrei lavare i capelli. Vabbè che ci sono molte ragazze che qua su YouTube dicono sempre sì, devo lavare i capelli, poi aspetterò un po'. Vabbè, non voglio criticare nessuno, per l'amor di Dio, però io sono non né prima né l'ultima a dire che i miei capelli mi piacciono, ma dopo un po'. Che palle, che cosa? È noia avere questi capelli così, come dire, così così antipatici, perché sì, antipatici, si può per dire, perché boh, non stanno né di un verso né dell'altro. Poi ogni tanto mi diventano pure rasta, andiamo bene, cioè, mi diventano rasta. Mia nonna dice che i miei capelli sono belli, però vanno curati, e lo so, ma va, non dirà a me. È proprio vero. Cioè, è nulla. Quindi, oggi ho fatto tante cose. Ah, non vi ho detto della lista della spesa, aspettate un attimo. Allora, questa è la lista della mia spesa, questa qua, aspettate, questa qua, sì, lo so, zampe di gallina, ma questa mi tengo, perché non voglio la scrittura, perché prima avevo una bella scrittura, ma veramente, adesso invece, per carità di Dio, comunque questa è
Una piccola lista, voi direte, e perché così poco? Perché il resto ce l'ho già, non c'ho bisogno di 3.000 prodotti per un trucco o per una skincare migliore. Bastano pochi prodotti ma buoni, ma anche per struccare il viso. Non è che se ne serve chissà quanto. È vero, c'è il rituale di chi è appassionato di skincare, anch'io sono appassionata di skincare, ma mica utilizzo tutti quei prodotti che utilizzano altre ragazze. Diciamo la verità. Le cose come stanno, io utilizzo quello che mi pare a me. Del resto, pazienza, cioè, per modo di dire, se non voglio utilizzare il contorno occhi, non lo utilizzo. Se voglio utilizzare solo la crema, va bene. Ok? E già, così è. Ah, qua, vedete che sole che c'è. Aspettate, così aspettate che vi faccio vedere. Il sole che c'è a Palau. Vediamo il sole che c'è. Sì, lo so, è un po' buio, ma per dite voi il bel sole che c'è fuori. Si sta veramente da Dio fuori, ma il caldo che fa è incredibile. C'è un bel sole fuori, vero? Ecco qua. Quindi ragazze, alla fine sto riuscendo a fare un sacco di videoblog con quest'altro telefono che ho recuperato finalmente. E nulla. E quindi non lo so ragazze, fatemi sapere voi. Se questo video vi piace, se vi tiene compagnia, se sono una rompiscatole, ma non credo. E poi fatemi sapere se quelle scarpe vi sono piaciute o meno, o se invece devo evitare di comprarle, ma no, perché a me sono piaciute, le ho volute comprare, quindi pace, amen. Erano belle. Già. E sono belle, infatti. Sono bellissime. Ciao. Scusate se avete sentito un piccolo, avete visto un piccolo tic, ma stavo facendo la foto per YouTube. Non è la foto che faccio di miniatura, ma una semplice foto, sì, da miniatura, ma non per mettere le scarpe. I sandali, anzi, perché quelli sono sandali, che non mi ricordo ancora la marca, ma vabbè, fa niente. Ah, come borsa oggi non faccio What's My Bag, però voi lo sapete. Come borsa, aspettate, ho utilizzato questa qua. Bella, vero? Di Gucci, bellissima, bella borsa. E basta. Ah, per giunta mi ho dimenticato oggi la lista della spesa. Per andare a Douglas, ma per fortuna non ci sono andata perché sennò che figura di merda facevo per comprare i prodotti e poi non avevo soldi, quindi anche no a comprare altri prodotti che poi alla fine non avrei avuto soldi, prendevo solo per le scarpe e quindi è andata bene così. Quindi alla fine ho comprato solo le scarpe e già tanto, ed è già tanto. Bene ragazze, scusate un po', però non so che io qua chiudo perché tanto il prossimo video lo farò in un altro momento. Per adesso mi basta questo come video che ho fatto. Nulla. Ciao. Grazie ancora dell'ascolto. Un pollice in su, un commento e... Iscrivetevi se vi avete attivato la campanella, se vi piace questo canale. Ciao!